Ecco, una santa giornata. Questa breve meditazione parte da una esperienza di questi giorni in cui sono entrato in contatto con degli amici che hanno avuto dei lutti importanti. Anche dal fatto che ieri mattina abbiamo celebrato il funerale, la messa di funerale, di esequie, di uno di questi, un uomo giovane di 43 anni. Ecco, e sono rimasto impressionato durante questa messa dalla partecipazione delle persone. Una chiesa abbastanza grande, piena, piena, ma soprattutto una grande attenzione, un silenzio non solo commosso, ma soprattutto attento a quello che avveniva e specialmente alla parola del Signore. Ho capito che questo mistero della morte non è solo qualcosa che riguarda i parenti stretti e non riguarda solo il defunto, ma c'è una chiamata per noi di imparare a vivere dopo che queste persone sono entrate nella vita, stavo dicendo nella vita eterna, in verità bisogna dire per i credenti nella vita oltre la morte, perché la vita eterna, quando noi crediamo, comincia in un modo nascosto già durante la vita terrena. Allora ho pensato di invitarti a meditare su questo in modo semplice, piuttosto breve e sintetico, aiutandoci con una ormai famosa frase di Sant'Agostino, il quale ha molto riflettuto sulla vita umana, sulla morte, eccetera, e ha avuto anche l'esperienza non solo della morte del papà quando era piccolo, ma anche della morte della mamma improvvisa. Dopo la sua conversione a Gesù. E lui ha scritto: quelli che se ne sono andati, meglio, lui dice, quelli che ci hanno lasciato non sono degli assenti, ma degli invisibili. Ecco qui il grande cambiamento. Cioè, noi sappiamo che c'è una vita immortale per noi, che dopo la morte riguarda l'anima, non il corpo, perché c'è una separazione che è effetto del peccato di origine, ma dopo, quando finirà il mondo, c'è anche un rivestirsi di corporeità gloriosa. E quindi queste persone diventano a noi invisibili. Qui bisognerebbe aggiungere anche una cosa che lui esprime con un'espressione simbolica. Lui dice: i loro occhi pieni di gloria sono fissi sui nostri occhi pieni di lacrime. È un modo di esprimere un po' misterioso la condizione delle anime che sono già nella vita oltre la morte. Significa che sono piene di Dio. Avere gli occhi pieni di gloria significa essere pieni di Dio, quindi avere anche la sua carità, soprattutto se sono già arrivati in paradiso. Essi ci guardano con un amore perfetto se sono in paradiso, se sono ancora in purgatorio, con un amore grande, un amore molto grande, superiore a quello che avevano durante la vita terrena. C'è un'espressione che mi viene in mente di San Pio da Pietralcina, no? Questo grande santo a noi tanto vicino. Lui diceva, era quasi un contadino lui nel parlare, non era un uomo di studi. Diceva: farò più chiasso da morto che da vivo. Per dire la gloria che Dio dà, lui la intuiva già, l'intuiva, ed è stato così. Giovanni Paolo II, quando fece il discorso in occasione della sua canonizzazione, disse, parlò di un uragano di gloria,
suo riferimento, perché tutti sono rimasti stupiti, come sto frate qua, che ha vissuto sempre nello stesso convento, non ha viaggiato, non ha scritto opere importanti, non ha avuto incarichi importanti nella Chiesa. Come mai questo ha un influsso spirituale incredibile? Se tu ci fai caso, girando per le città e per i paesi, tu vedrai tante statue di Padre Pio, che non sono programmate, diciamo, da una centrale univoca, è la gente che riceve le grazie e decide di fargli una strada, un monumento. Insomma, una cosa bella, bellissima. Questo per tornare al nostro tema di riflessione, che i nostri cari nella vita, oltre la morte, hanno spesso un amore grande per noi, spesso, soprattutto, ripeto, se sono già in paradiso. Allora noi dobbiamo allenarci, ecco, vorrei arrivare a questo punto, dobbiamo allenarci a pensare bene ai nostri morti. Non come delle persone scomparse, a volte noi diciamo è scomparso, se n'è andato, non c'è più. Questa è la visione di chi non ha la fede, poveretto. Certo, uno che non ha la fede, io mi immagino a volte come sarei io se non avessi la fede, sarebbe una cosa tristissima, perché per quanto uno fa una bella carriera, per quanto uno nella vita terrena tante cose, figli, spose, soldi, prestigio sociale, alla fine cosa resta? Un pugno di cenere di tutte queste glorie umane. Ecco, chi non ha la fede, poveretto, certo mi fa tanta pena. Però noi abbiamo la grazia della fede che ci apre alla rivelazione di Gesù. Gesù ci dice che non solo lui è risorto, ma che c'è una vita oltre la morte, e che questa vita è in Dio. E quindi noi dobbiamo pensare ai nostri defunti come persone che vivono in Dio, vivono nella vita oltre la morte. Ecco, e questa è fonte di grande consolazione, e poi non solo, ma sono persone che ci aspettano, ci attendono, ci preparano il posto, vegliano su di noi perché non sbagliamo strada, non decadiamo dalla fede e sopportiamo volte le prove. Io ho visto per esempio questo Luca, mi ha impressionato, è un uomo di 43 anni che stava lì sul divano, non poteva muovere le mani, la testa, non mangiava, mi diceva il papà, da tante settimane, solo una flebo, eccetera. Cioè, situazione proprio, lui diceva, quando vedo mio figlio così, vedo Gesù che soffre nella passione, mi pare che Gesù soffre in lui, che ha sofferto tanto quest'uomo, questo giovane uomo. Ecco, noi vediamo così. Però dopo la morte le situazioni cambiano molto e deve cambiare anche la nostra relazione con loro. Deve cambiare la nostra relazione con loro. Mi ricorda anche un episodio che mi ha impressionato. 2 giorni fa è venuta da me una signora che io ho aiutato perché gli è morto un figlio, un giovane, 8 mesi fa, è venuta anche con l'altro suo figlio, e mi ha raccontato questo sogno, che lei ha fatto un sogno in cui c'era una grandissima folla, lei pensava che lì ci fosse anche questo suo figlio e si è messa a cercare questo figlio che voleva rivederlo nel sogno. Di qua, di là, a cercare questo figlio che si chiama Marco e non l'ha trovato, non l'ha trovato in mezzo a tutta questa gente numerosa, numerosissima. Quindi era scoraggiata, un po' delusa, un po'. E proprio in questo momento finale della ricerca vana e della delusione ha sentito nel cuore questa parola chiarissima: Lui è con me. Il Signore, la Madonna, non sappiamo bene chi sono, mi ha detto che questa voce è stata dolcissima proprio e gli è rimasta proprio impressa. E da questa parola lei ha cominciato a risorgere psicologicamente, a pensare a suo figlio vivente con Dio. Questa
Questo è il modo come noi dobbiamo pensare i nostri, perché sia che sono in purgatorio ancora, molti di loro ci sono, sia che sono già in paradiso, loro sono col Signore, sul Signore, o nella speranza, nel purgatorio loro hanno una speranza sicura, certa, per cui accettano anche la sofferenza che hanno, oppure sono già in paradiso, diciamo, nella pienezza della vita e della luce. Ecco, questo anche volevo dirti, imparare a pensare ai nostri cari defunti nella luce della fede, non essere come quelli che non hanno speranza, non sanno nulla della vita oltre la morte. E poi anche volevo anche annunciarti che se sei nella zona di Messina, ho deciso proprio che questa sera farò un incontro nuovo di preghiere, di approfondimento per i defunti, nel santuario della Madonna di Trapani alle 20:30. Ecco, ti invito a venire, sarebbe bene che porti in un foglio scritti i nomi di quelli per cui tu vuoi pregare. Ti invito anche a fare un po' di digiuno questa sera in come si dice, forma di suffragio per i defunti, il digiuno, qualche forma di astinenza. Ecco, da offrire, perché insieme alle preghiere loro, se sono in purgatorio, sono aiutati dai sacrifici e anche dalla carità che si fa ai poveri, e per questo ti benedico. Se non sai dov'è il santuario della Madonna di Trapani, puoi trovarlo con Google oppure chiederlo, perché a Messina ormai è abbastanza conosciuto. Ecco, l'incontro durerà circa tre quarti d'ora. Il Signore sia con te. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringraziamo perché ci hai radunati anche stamattina e ci dai la tua parola e ci riveli qualcosa del mistero della vita futura. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una santa giornata. Amen.